Walter Bourdignon, direttore per il Sud Europa di Imagine Communication. Cosa vuol dire oggi per Imagine questo nuovo corso dell'IP, quello che è poi l'Alliance IMS, che vede dei miracoli praticamente, la Imagine Communication che si abbraccia con Evers, la Sony che si abbraccia con Grass Valley, conferenze incrociate, ospitalità, di tutto e di più, era impensabile fino a solo qualche mese fa. È vero, e finalmente c'è un motore che cerca di aggregare le aziende in questo momento di transizione dal mondo broadcast tradizionale al mondo IP. Le aziende cercano di creare uno standard comune che possa aiutare ad avere una visione verso il futuro sempre più chiara e possa aiutare anche a spendere un pochino meno sia i broadcaster sia i supplier, quelli che la tecnologia la devono comunque creare. Perché certezze vuol dire sbloccare investimenti e dare delle possibilità al mercato di capire in che direzione andare e togliere delle incognite soprattutto sugli investimenti. Assolutamente sì, sono d'accordo. Questo è uno dei motivi chiave di questa alleanza. Il feedback dei clienti in questi giorni su questo tema? Molto positivo perché finalmente dopo tanti anni vedono delle aziende mettersi assieme, aziende che sono concorrenti, mettersi assieme e creare una struttura comune che può aiutare veramente tutti ad avere una visione chiara del futuro. Parliamo invece di tecnologie nello specifico per ciò che riguarda Imagine Communication. Abbiamo alle nostre spalle un playout che presenta già delle novità. Sì, ce ne sono diverse, vorrei evitare di fare uno spot pubblicitario, la cosa bella di questa fiera è che finalmente tutto quello che è stato annunciato negli ultimi 2 anni è realtà, per cui la virtualizzazione, la possibilità di creare istanze nel cloud c'è, esiste. Si sta spostando un po' il problema, nel senso che il mondo broadcast tradizionale probabilmente non è ancora totalmente pronto ad accettare questo tipo di novità, e ci sono delle dinamiche che devono essere studiate, che sono nuove per questo mercato, però devo dire è una sfida bella, una sfida nuova, è un cambio generazionale veramente ed è molto interessante. Con grande sintesi comunque ricordiamo un po' le novità tecnologiche. Ma le novità sono la possibilità di avere un playout vero e proprio nel cloud o dei playout virtualizzati, il mondo IP sta entrando pesantemente sia nella parte di compressione che nella parte di trasmissione del segnale video. Per l'infrastruttura? Per l'infrastruttura la stessa cosa, cioè cominciamo ad avere sistemi ibridi che possono accettare sia ingressi in banda base sia ingressi IP e trasmettono sia in banda base che in IP. È una transizione verso un segnale che sarà quello che definirà probabilmente il mondo del video nel futuro, che è l'IP. Tutto questo ha portato a qualche importante concretizzazione in questo NAB? Beh, direi di sì, noi abbiamo diversi progetti, in particolare per quanto mi riguarda nel Sud Europa, con i più importanti broadcaster per la transizione dal mondo tradizionale in banda base al mondo IP. Abbiamo già chiuso dei progetti importanti di cui avrete notizia a breve, non posso dire più di tanto. Dalla tua faccia capiamo che sono progetti comunque interessanti. Sì, sono interessanti, sono importanti. Tanti e saranno i progetti che guideranno un po' quello che è il nostro futuro. E con questo dello stand della Imagine Communication dal NAB di Las Vegas per il momento è tutto. Walter Bourdignon, Antonio Franco per millecanali.it.